ultimo giro, ultima corsa. Abbiamo intrapreso un'avventura parlando di queste cose, Alex, che meriterebbe quanti giorni di chiacchierata ininterrottamente. Sai cosa sarebbe bello fare? A me piace, io sogno su queste cose. Riprendere a fare un po' la radio dei nostri tempi, degli anni 70, e sai, cominciare a trattare di questi argomenti alle 11 di sera per i lupi solitari. Beh, ho fatto un ciclo di trasmissioni. Ah, l'hai già fatto? Ma tipo notturno così, in cui parlare per RTL o per altre realtà? No, altre realtà. Per RTL sono stato in onda anche tanti anni di notte, c'era un talk show che facevo. Ma tutto ciò mi affascina. No, però poi ho fatto anche un ciclo di trasmissione su una radio web. Sì. È stato proprio una movida nell'ultraterreno. Oh, intervistato wow. Persone in Italia. Spettacolo, spettacolissimo. Ho girato proprio itinerato per andare a intervistare queste persone. E che persone, per esempio? Possiamo farne i nomi? Sono persone che conosciamo, autori di libri. Ma non solo, una per tutte, lo so. Beh, mi sarebbe piaciuto conoscere Gustavo Roll, che per esempio non l'ho mai conosciuto. Ok. Ho avuto la possibilità di conoscere Giuditta Dembeck, anzi, che sta a Torino, che è stata una sua collaboratrice stretta, per cui mi ha raccontato delle cose incredibili che non ho letto neanche sui libri. Oppure un esimio professore di un istituto, mi sembra del Policlinico di Torino, qualcosa del genere, eccetera, che era uno dei amici di Roll, che ha raccontato un'esperienza che Roll faceva esperimenti con gli amici a tavola, cioè, mi ha detto delle cose bellissime. Ho conosciuto tantissima gente. Cosa pensi di queste cose? Cioè, in che maniera si ricollegano, si riallacciano al discorso, diciamo così, spirituale che stavamo facendo prima? Ma tutto è intimamente legato all'energia. L'energia che noi chiamiamo tale, in realtà è creta. È creta. Allora, Roll diceva il colore viola, colore verde, e la nota sol. La nota sol rappresentava, a quanto lui diceva, come dire, la frequenza di aggregazione dell'energia. Per cui manipolando quella hai la possibilità di manipolare l'energia. Tutto è energia, qualsiasi cosa, è un'aggregazione su frequenze diverse. In effetti, che genera la materia. Se pensi alla musicoterapia e al modo in cui la musica e quindi le frequenze da essa prodotte agiscono sul corpo, anche sulla psiche, quindi anche sui corpi sottili, ma comunque si sa che vibriamo, quindi tu dici ok. Sì. Senti Alex, io vorrei intervistarti per ore e ore, settimane, mesi, quanto tempo hai? E allora, per concludere questo nostro incontro piacevolissimo, io mi concentrerei adesso sulla trilogia, cioè su Life. Hai già spiegato un po' la genesi del tuo primo libro, cioè come è nato dall'esigenza di mettere su carta, comunque sotto dettatura, la tua voce interiore ti ha guidato a scrivere. La trilogia proprio. Ok, e quindi c'è un filo conduttore che accompagna il lettore dalle prime pagine del primo fino al terzo. Il primo è uscito, il secondo è in uscita. È uscita in questi giorni. Ce lo diciamo adesso. Questo fa dell'intervista, marzo, un'intervista datata, pazienza, ne faremo un'altra. Ecco, e poi il terzo entro fine dell'anno del 2020. Ok. E da qui stiamo producendo l'audio movie, perché chiamarlo audiolibro è un po' riduttivo. Ah, io ho ascoltato qualcosa, devo dirlo. È un bel cast. Bellissimo. 107 attori e tu aspettati una chiamata. Mi ha già arruolato. Cioè, ma proprio... Sai, neanche vuoi far parte del cast, tu farei parte. Era una domanda più retorica che una domanda. Bellissima, bellissima. Questa cosa mi onora molto, tra l'altro. Sarà come vedere, ascoltare un film senza vedere le musiche originali, effetti, tutto quanto. Spettacolo. Beh, tu mi hai fatto sentire la parte iniziale, il momento, diciamo così, in cui questo... E poi forse diventerà un film o una serie TV. Ma io te lo auguro di cuore, ci stavo già pensando. Perché quando ascolti una cosa così, con tutte le voci, ma proprio, ragazzi, non è l'audiolibro con le voci piatte, messe alla stessa distanza, c'è profondità, ci sono gli effetti, ci sono i passi, ci sono le musiche, c'è l'altoparlante, c'è la talk c'è show host, che certo. Insomma, si sente l'effetto proprio dello studio televisivo, no? Certo. Quindi una gallata sovrumana. Io ti auguro di cuore che diventi un film. Sarebbe il tuo terzo film. E questa parte di Alex, produttore cinematografico, ne vogliamo solo accennare? Beh,
scrivendo, e scrivo da sempre, perché è stata una passione che avevo sin da ragazzino, esatto. Prima ho cominciato con i classici diari, ero ragazzino. In realtà a me è servito molto, perché poi andando a rileggere, man mano che facevo un upload su me stesso, un aggiornamento, vedevo che c'era effettivamente una crescita, un'evoluzione del me stesso di quel momento fino a quello. E questo a me è servito molto. In questa trilogia tu metti dentro, infondi te stesso, infondi la tua esperienza come uomo, non solo in questa dimensione, ma anche nella dimensione spirituale alla quale accennavamo. Terrena ed extraterrena. Ecco, è fantastico. Allora, a questo punto vogliamo ricordare ai nostri follower come possono accedere a questo primo tomo. Il titolo l'abbiamo già detto, credo, è Life. Il primo è Life, sei pronto a scommettere sul tuo futuro. Poi, gesto secondo, così. Il secondo è Life, sei pronto a conoscere la verità. Ok. Quindi il primo è un po' una prefazione, per quanto già molto accattivante. Nel secondo invece succedono tantissime cose, c'è molto trailing anche. Wow. E nel terzo poi già... Il terzo è quello risolutivo e si intitolerà Life, la società dell'amore, che concluderà in realtà con un quarto che è uno spin-off che esiste già. Cioè? Si chiuderà la trilogia con tre libri, ma io scrissi già una sceneggiatura che casualmente potrebbe essere lo spin-off, quindi il quarto capitolo di questa trilogia, perché è un continua, no? E quindi anche la trilogia non sarà trilogia, cioè lascia comunque spazio degli sviluppi. No, si conclude, ma quando si conclude ci sarà un lieto fine che ti racconterò fuori dalle camere, così almeno dopo io lo saprò. Ma questo, cioè il quarto capitolo in realtà era un film che io stavo già producendo negli Stati Uniti, era già tutto pronto, Miramax d'accordo, tutti pronti, tutto sta pronto. Morì il giorno prima di Natale il mio produttore esecutivo e il film finì nel cassetto. E quindi dobbiamo tirarlo fuori questo, questo sogno dal cassetto. No, avrà preso un po' di odore di naftalina nel frattempo, ma è il tempo di rispolverarlo e di farlo volare. No, perché funziona proprio come spin-off. Fantastico, fantastico Alex. Senti, intanto diciamo dove, come si può trovare il tuo libro? Perché online. Ok, quindi ovunque. Su tutti i siti tipo Amazon, IBS. Esattamente. Ok, Life. Sì. Esatto, Life, Alex Poli, perché Alex non so Poli, se l'autore e la casa editrice Booksprint. Sì. Ok. Alex, io ti faccio i miei migliori auguri. Thank you very much. Sono, è stato un piacere. Stra felice di averti finalmente beccato e portato qui con me in questo mondo fantastico. Per poter sfiorare degli argomenti che in realtà, tu lo sai meglio di me, andrebbero sviscerati molto di più. Sì, ma non lo possiamo fare in questa sede e in questo format. Comunque sia, io credo che le persone che seguono abitualmente il talk show hanno individuato sicuramente in te non solo la voce istituzionale o la voce del lupo solitario DJ di RTL, ma anche un uomo che ha una sua profondità e vive... Sì, non vive per finta. Questo. Una vita bella, rotonda, insomma, di una certa profondità. La vita è bellissima e vale la pena assolutamente di essere vissuta, perché è meravigliosa. Lo è. La bellezza è ovunque. Bisogna soltanto cercare di aprire gli occhi per vederla. E forse collegare il cuore alla fonte. Già, esattamente. Perché così tutto il resto arriva. Ciao. Grazie. Alex. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie. Super felice. Anch'io, guarda, sai quanto potremmo parlare.